contributi importantissimi. Nell'epoca più recente ha problemi come la computazione quantistica, come le proprietà quantistiche della radiazione elettromagnetica e così via. E quindi è la persona particolarmente titolata, perché ha approfondito questi problemi da molti anni, per parlarvi della, il titolo è già abbastanza significativo, dal gatto di Schrödinger alla computazione quantistica, paradossi e opportunità della fisica quantistica. Opportunità, perché Paolo è di quelli che parlano di tecnologie quantistiche ormai, quindi sta esplorando anche l'opportunità di utilizzare dal punto di vista tecnologico la meccanica quantistica. Ti lascio la parola. Grazie. Buonasera, spero di riuscire a farvi apprezzare quanto è bello fare fisica quantistica. E per questo, ovviamente, voglio dire, perché fisica quantistica? E cercheremo di venire fuori, di capire perché poi è così entusiasmante, perlomeno per uno che vuol fare qualche cosa di veramente nuovo. Ora, innanzitutto ricordo che Richard Feynman, non so se si vede bene, vedete bene perché mi sembra che c'è troppa luce, ma comunque, diceva che è un famosissimo fisico teorico, premio Nobel per la fisica, una volta disse, e parecchie volte l'ha affermato, nessuno capisce veramente la fisica quantistica, questo per farvi capire che in effetti è qualche cosa che va molto al di fuori del nostro modo di vedere, il modo classico di vedere, insomma un po' fuori dalla logica con cui siamo cresciuti e ci hanno insegnato a pensare. Poi c'è un altro di questi fisici, recente premio Nobel, che disse siamo ancora troppo giovani, nel senso come fisici, che dovremo attendere il 2200 quando la fisica quantistica sarà insegnata agli elementari, questo per poter capire. Quindi questo per dire che questo tipo di fisica, anche se data all'inizio del Novecento, ormai quindi a quasi 100 anni, la sistemazione teorica è avuta soltanto nel 1925, è incominciato a pensare, e tuttora si dibatte perché c'è chi ci crede, chi non ci crede, insomma queste cose un po' mitologiche, insomma. Poi vi voglio far vedere invece che ci sono delle grossissime opportunità, e quindi per iniziare vediamo perché parliamo di fisica quantistica e innanzitutto che cosa sono i quanti. Questa è una domanda ovviamente che uno si può deporre, e a che cosa hanno di speciale questi quanti, perché poi sono così importanti. E cercherò, per farvelo capire, partendo un po' alla lontana, da questo che è lo spettro, la regione dello spettro elettromagnetico, che va, come vedete, da frequenze abbastanza piccole, dove sono le onde radio, noi tutte queste le conosciamo, alle microonde, queste sono le microonde, quelle dei cellulari, della televisione, eccetera. Poi c'è l'infrarosso, questa regione piccolissima qui è invece il visibile, quello che noi riusciamo a vedere è soltanto questa zona piccolissima che abbiamo in questo posto. Poi sono le ultraviolette, anche questo conosciamo, le ultraviolette fanno abbastanza male alla pelle, basta non prenderne troppo. I raggi X sono veramente utilizzati adesso nella medicina. Poi sono i raggi gamma e cominciano ad essere abbastanza pericolosi per l'uomo e andiamo a frequenze molto elevate, sono raggi cosmici, quindi cose che non fa molto bene prendere. Questo per far vedere che questo spettro elettromagnetico, delle onde elettromagnetiche, che ci pervade sempre dappertutto, il nostro universo è fatto praticamente completamente pieno di queste onde elettromagnetiche, fa sì che ci permette anche di vedere un corpo, nel senso che un corpo lo vediamo perché i colori che non vengono assorbiti vengono riflessi e quindi noi vediamo un colore. Questo per esempio la clorofilla, il verde della clorofilla, vedete in questa zona non c'è praticamente assorbimento, in quante zone invece c'è molto assorbimento e quindi non vediamo questi colori che vanno dal rosso e i colori sul viola, e il blu è molto intenso. Vediamo quindi il verde, che sono un po' la composizione di questi colori. Quindi questo per far dire che tutti i corpi, in effetti, che noi vediamo, emettono radiazione. D'accordo? Voglio fare adesso una cosa molto simpatica. Questo è nell'infrarosso, cioè qui una macchina fotografica con una pellicola sensibile all'infrarosso. Quindi vedete
Ovviamente l'infrarosso non è un colore che possiamo vedere, quindi da questo punto di vista viene semplicemente un bianco e nero. Però queste sono padre e madre e un bambino seduti su un divano in cui si riesce a vedere questa radiazione, perché ovviamente anche se non la vediamo un corpo emette questa radiazione. Però adesso un'altra cosa molto più simpatica: qui non ci sono più questi tre personaggi, eppure esistono i fantasmi, come vedete. Qui sono i fantasmi dovuti proprio alla radiazione infrarossa che viene emessa anche se il personaggio non c'è. Perché? Perché ha lasciato il suo calore su questo divano. Il bambino ovviamente deve essere molto agitato, quindi ha avuto molto più calore, e quindi abbiamo lo stesso la radiazione. Questo vuol dire che qualunque corpo in effetti emette radiazione, anche quando i personaggi sono andati via, come vedete. Quindi questo qui permette di dire, all'inizio del Novecento, anzi alla fine del Novecento, si era studiata questo fenomeno, che era il cosiddetto spettro del corpo nero, e questo ha portato a quello che si chiama la quantizzazione dell'energia. Questo perché... Che c'è? Il mio telefono, scusate. No. Quindi, quello che è che, praticamente... La spiegazione classica che si poteva fare in termini classici dava semplicemente queste curve che vedete tratteggiate e dava ragione semplicemente di ciò che avveniva in questa zona delle frequenze. Queste sono le frequenze e questa è la radiazione che viene misurata in qualche modo. Ovviamente adesso non stiamo a soffermarci molto su questo, come viene misurata questa potenza emessa su centimetro quadro. Quindi, però per spiegare la forma di questa curva fu fatta un'ipotesi rivoluzionaria fatta da Planck, e adesso faccio vedere quella è effettivamente, questa è la legge più fondamentale che sia stata scritta per l'energia. Non è tanto E uguale a mc quadro, che ovviamente anche quella è stata una rivoluzione non banale, ma questa ha cambiato il modo di pensare, mentre la teoria relativistica di Einstein in effetti poi usa più o meno la fisica classica, con alcune sottigliezze, ma è la fisica classica, mentre questa legge dalla fisica classica non poteva mai assolutamente venire. E questa è stata introdotta dal nostro Max Planck come un'ipotesi per poter spiegare quella curva che non si riusciva a spiegare in termini classici. Quindi, ora, quello che viene fuori è che l'energia, quindi da questo momento in poi, in un certo senso, l'energia deve essere considerata proporzionale alla frequenza della radiazione. E questa, l'energia viene scambiata semplicemente per pacchetti che sono multipli di questa unità fondamentale che è H, una costante introdotta da Planck, che ovviamente non sapeva, Planck ci ha provato in tutti i modi a evitare di introdurre questa quantizzazione, ma in effetti ovviamente non si sarebbe mai riuscito a capire quello spettro. Adesso ovviamente si spiega molto bene con le teorie moderne dello spettro del corpo nero, ma all'epoca ovviamente questa era una rivoluzione spaventosa. Ovviamente noi non ci siamo, loro non si erano mai accorti della quantizzazione. Perché? Perché questo oggetto, questa costante è estremamente piccola, e quindi il quanto di energia è minuscolo a livello macroscopico, ma quando andiamo a livello microscopico ovviamente le cose incominciano a non tornare più. E questa legge è una legge importantissima, perché veramente ha cambiato quello che si chiama il paradigma. Ora, la quantizzazione non è soltanto, questo qui adesso è un esempio molto semplice di quello che succede negli atomi. Gli atomi praticamente sono formati in maniera molto... molto poco raffinata dal punto di vista fisico, ma che si comprende benissimo dal punto di vista della spiegazione del fenomeno, è che sono formati da elettroni che stanno in determinate orbite e loro possono orbitare tranquillamente senza emettere energia. Emettono energia soltanto quando passano da un'orbita all'altra, e quindi emettono una radiazione sotto forma di un quanto di energia. Quindi questo fenomeno quantistico, che sembrava limitato soltanto alla radiazione emessa da un corpo, in quel caso era un corpo nero, cioè un corpo che emette comunque la radiazione, qualunque corpo in effetti emette radiazione, invece si trova anche in altri fenomeni. Questo viene preso in considerazione questo, perché
è una cosa che mi servirà in seguito, in cui uno per esempio prende un livello in cui si trova un elettrone, si chiama un livello energetico, l'elettrone ha una certa energia, per passare da un livello all'altro o assorbe l'energia necessaria per fare questo salto oppure emette quell'energia necessaria a quel salto. Se gli se ne dà di più, lui proprio non lo vede per niente, quindi se uno gli manda una radiazione con frequenza che è diversa da quella legata a questo salto quantico, l'elettrone non ci pensa assolutamente di assorbire o di emettere energia. Questa è una cosa estremamente importante. Ovviamente questo ed altri fenomeni che non ne siamo adesso a spiegare completamente hanno portato alla nascita di un nuovo paradigma, ed è questa la rivoluzione, vedete, che venne in quegli anni, dall'inizio del Novecento, in cui lo stato di una particella non è più determinato, come in meccanica, in fisica classica, dalla conoscenza della posizione e della velocità. Perché uno che conosce la posizione e la velocità sa le leggi di Newton, praticamente poi sono semplici conti matematici, si riesce a conoscere la posizione e la velocità della particella in qualunque istante successivo. Quindi da questo punto di vista basta conoscere a un certo istante qual è posizione e velocità, sappiamo tutto quanto. Bene, questo è, diciamo, quindi è lo stato della particella, è legato essenzialmente dalla conoscenza della posizione e della velocità. Mentre il nuovo paradigma dice che non è questo quello che ci interessa, perché altrimenti non si riescono a spiegare i fenomeni che abbiamo introdotto, come la quantizzazione di questa energia, ma il nuovo paradigma è che lo stato di un sistema, di una particella in particolare, è dato da una funzione della posizione. Quindi è un concetto matematico un po' più complicato, che non conosce la conoscenza della posizione. Insomma, siamo abituati a pensare la posizione dove stiamo e la velocità, insomma, tutti quanti noi a macchine sappiamo cosa significa la velocità, eccetera. Quindi, però pensare che lo stato, quindi, sia una funzione della posizione soltanto, però in effetti questo stato non ha un significato fisico molto evidente. Quello che ha un significato fisico evidente invece è il modulo quadro, cioè il quadrato di questo, che rappresenta la probabilità di trovare la particella o il sistema che stiamo studiando in quel punto R dello spazio. Quindi vedete, il salto logico non è banale, tant'è vero che lo stesso Einstein non ha mai accettato questa semplificazione, che è un po' sotto il nome della scuola di Copenaghen in un certo senso, perché ovviamente c'è la famosa frase di Einstein che diceva Dio non gioca a dadi, quindi la questione probabilistica non gli piaceva molto. In effetti devo dire che meno male che c'è stato anche Einstein, perché poi ha portato a moltissime le sue obiezioni ha portato a moltissimi esperimenti che hanno messo in crisi le sue obiezioni, ma però hanno portato a un grosso avanzamento della conoscenza della fisica. Quindi, diciamo, il nuovo paradigma a questo punto diventa questo qui, e ovviamente per riuscire a fare una vera teorizzazione della meccanica, della fisica quantistica, ci sono venuti 25 anni, non è che è stato così semplice. Nel Novecento si è incominciato a introdurre la quantizzazione, ma soltanto verso il 1925, con l'aiuto di vari teorici, soprattutto della scuola austriaca, si è cominciato ad avere una formulazione matematica soddisfacente, anche se non soddisfacente completamente, perché ancora oggi ci sono delle obiezioni su molti punti, ma ovviamente questi qui li lasciamo da parte. Quindi, oltre questo paradigma che cambia rispetto alla fisica classica, in più ci sono altri principi, non sono soltanto i principi di Newton, ma sono altri principi. Uno dei principi fondamentali è questo, il principio di sovrapposizione. Cioè, cosa significa? Che se io ho due stati, questo stato quindi abbiamo detto che è una funzione, che rappresenta la stessa particella, anche una loro combinazione è ancora uno stato di questa particella. Questo è un principio che deve valere, che permette la interferenza, vediamo così. Una combinazione lineare, vabbè, questo deve soddisfare alcune leggi, ma insomma questa matematica non è che sia estremamente importante per quello che ci interessa. Ora, questi stati, sempre ancora, poi mi fermo con la stazione matematica, li possiamo rappresentare in uno spazio vettoriale fatto opportunamente. In un certo senso uno prende
in prestito un po' la matematica che si conosceva all'epoca e incomincia a lavorare un po' con la matematica, quindi c'era una matematica abbastanza ben sviluppata su questi spazi vettoriali e quindi veramente questi spazi li chiamiamo dei vettori, no? Non sono i vettori a cui siamo abituati dalla fisica classica, però possiamo avere le stesse funzioni che facevano i vettori della fisica classica, insomma, li possiamo sempre utilizzare in questo modo, abbiamo uno spazio vettoriale e quindi questi stati li possiamo indicare in questo modo, spazi vettoriali che questo è utile dal punto di vista pratico ovviamente, non è che sia estremamente fondamentale, uno potrebbe lavorare soltanto con le funzioni ovviamente, non cambia nulla, però a questo punto esistono stati di due sistemi, quindi di due particelle per esempio, che non possono essere scritti come prodotto degli stati di ciascuno di esse. Cioè, per fare un esempio, quelli che si è detti strati intrecciati o entangled, per dirla in inglese forse è meno brutto. Dice, dire strati intrecciati è un po' brutto, invece diciamo strati entangled, tanto in inglese va tutto bene, insomma. Quindi è un po' un gergo tecnico chiamarli entangled adesso. Che sono fatti in questo modo, se io ho due stati che appartengono alla particella 1 e 2, entrambi le particelle 1 e 2 possono stare in questi due stati, quindi anche in una loro combinazione, abbiamo detto, allora se io mi costruisco questo stato, vedete psi per la particella 1 e fi per la particella 2, psi e fi per la particella 1 e psi per la particella 2, questo qui non è separabile, nel senso che non lo posso scrivere fattorizzando lo stato della particella 1 moltiplicato lo stato della particella 2, mentre in questo caso sì, è possibile farlo, se so psi 1 di fi 2 più fi 1 fi 2, vedete che posso fattorizzare fi 2 e mi viene questo stato qua, questo è uno stato non entangled, cioè uno stato separabile, quindi esiste la possibilità con questa diciamo, rappresentazione della fisica, con l'introduzione di questo paradigma che è legato appunto agli stati delle particelle che sono dei vettori, ovvero delle funzioni che rappresentate da determinati vettori, di generare questi stati entangled. E questi stati entangled sono abbastanza pericolosi nel senso della interpretazione classica del mondo reale. Poi c'è un altro postulato interpretativo, sempre in questa nuova formulazione, è che la misura proietta lo stato, quindi di un sistema, di una particella, su uno spazio che dipende da cosa si osserva. Questo ovviamente è qualcosa che mette in crisi, perché io ho uno stato, poi sto osservando una cosa di questa particella, quello stato non c'è più, diventa un altro che è lo stato su cui sto proiettando. Vedete, anche questo è un postulato interpretativo che va sotto il nome del collasso della funzione d'onda, il collasso dello stato, che non è mai stato ben digerito e attualmente ancora si cerca di fare in modo di evitare questi postulati, ma tutti i tentativi che uno fa poi alla fine sono molto più complicati dell'accettare questo tipo di interpretazione. Cioè, che significa questo? Che se ho questo stato, che era uno stato intrecciato, ovviamente uno stato entangled, quello di prima, adesso se misuro l'osservabile dello stato psi 1, che sarebbe questo qui, la particella della particella 1, allora lo stato fi 1 della particella 1 sparisce. Rimane soltanto lo stato psi 1 della particella 1. E come vedete, se questo sparisce, che cosa succede? Succede che se questo non c'è più, la particella fi 2 si trova in uno stato, la particella 2 si troverà in questo stato, senza aver fatto nulla, d'accordo? Quindi significa che nella misura fatta sulla particella 1 ho un'informazione, ho qualche cosa che succede nella particella 2, la particella 2 può stare lontano quanto gli pare, nessuno ha detto che devono stare vicine, ed è questo che ha messo in crisi Einstein ovviamente, perché secondo lui violava il principio di causalità, ovvero la località. In genere le interazioni fisiche sono locali, quindi come faccio se una particella sta a Modena, l'altra sta a Camerino, per esempio,
come si fa a dire che se misuro la particella a Modena, quella di Camerino, subito si trova in un altro stato? Mi sembrava una cosa assurda. Effettivamente, se uno ci pensa, non è tanto semplice digerirlo, però effettivamente è quello che succede e vedremo adesso un po' come viene fuori. Da questo punto di vista è venuto fuori, questo diceva, come si ottengono questi stati, no? Diceva, ma chi sono questi stati? In effetti questi stati si ottengono facilmente utilizzando i fotoni, per esempio, ma anche altre particelle. Ma i fotoni sono più semplici, uno c'ha un laboratorio, c'è un laser che colpisce un determinato cristallo, questo cristallo manda fuori due fotoni ogni volta che arriva un fotone del laser. Fotoni sono queste particelle, questi quanti di energia associati ovviamente alla radiazione elettromagnetica, in questo caso del laser. Il laser ovviamente è un'invenzione dell'uomo, non esiste in natura, i fisici hanno creato il laser, eh? Perché se voi prendete una torcia elettrica, questa è una torcia elettrica che emette luce bianca, qui diventerà gialla, ma comunque la luce dovrebbe essere bianca, in effetti vedete che ci sono un'infinità di onde che poi danno luogo alla luce bianca. Se poi vogliamo farla diventare rossa, gli mettiamo un filtro e la luce viene soltanto rossa. Però tutti gli atomi che, come ho visto prima, emettono queste radiazioni, li mettono un po' a caso tra di loro e vengono fuori queste onde che non hanno nessun legame l'una con l'altra, sono completamente scorrelate. Beh, il laser è una cosa in cui tutte queste onde invece vengono fuori ben in fase l'una rispetto all'altra, e quindi viene fuori questo, che poi che questo è un laser, ovviamente, no? Questo che sto, il puntatore che sto utilizzando è proprio un laser, e ora il laser è entrato nella vita comune. I compact disc funzionano perché c'è il laser che li fa funzionare. Questo computer ovviamente ha un laser dentro pure che fa leggere i compact disc e così via. Quindi questa è un'invenzione della fisica quantistica che l'uomo ha sfruttato perfettamente bene ed ora diventa di uso comune. Noi diciamo, per noi è normale utilizzare il laser, invece fino al 1960, gli anni 60 ovviamente questa cosa non c'era. Comunque, allora, con quel laser una cosa fa, c'è un cristallo non lineare, un fotone, quindi un quanto di energia del laser incide su questo cristallo non lineare. Questi cristalli sono cristalli particolari, ma se ne trovano in natura, sono iodato di litio oppure borato di bario, e ogni volta che incide c'è la possibilità che si creino due fotoni in uscita a frequenze opportune, in maniera tale che si conservi ovviamente l'energia, si conserverà tutte quante le cose che si devono conservare, e quello che uno vede poi alla fine è la seguente cosa. Questo è il laser che incide sul cristallo non lineare, e cosa viene fuori? Viene fuori che i due fotoni che vengono emessi in quel caso che ho fatto vedere prima, vengono emessi lungo le superfici di due coni, questo e questo, che sono legati alla polarizzazione della luce. La polarizzazione della luce, penso che voi tutti ve ne siete accorti, io non so se ho una, questa qui, che mi permette di vedere la luce polarizzata, che impedisce per esempio di vedere quando ci sono delle chiazze d'acqua, uno ha questo bagliore, invece vengono tagliate, quindi uno ha una luce si polarizza abbastanza, quindi la luce è polarizzata, ogni fotone ha una sua polarizzazione opportuna. Qui si chiamano straordinario e ordinario, oppure straordinario e verticale, chiamano orizzontale. Questi due fotoni in uscita, vedete, però escono in maniera opportuna, soprattutto in questi cristalli, in cui vedete quando c'è questo fotone che esce da questo punto, e se facciamo dei buchini su questo schermo, il fotone che esce qui e che esce qua, non sappiamo che appartiene a questo cono oppure all'altro cono. Per cui il fotone che esce, e questi due fotoni che escono, sono intanglati, in cui avremo che proprio in questi due fotoni che escono, che sono i due fotoni, sono integrati, cosiddetti in polarizzazione. Ci abbiamo una polarizzazione orizzontale per il fotone 1 e verticale per il fotone 2, oppure viceversa, verticale per l'1 e orizzontale per il 2, con qualche fattore che adesso è inutile mettere. Questo qui, quindi,
Vedete, questi si geggono facilmente gli stati entangled. Io ho due fotoni, li faccio uscire da questi qui. Ovviamente non è soltanto, questo qui è un esempio classico in cui ovviamente non è soltanto questa frequenza, si possono entanglare fotoni a frequenze completamente diverse, insomma. Ma in generale quello che si verifica è questo oggetto qua. Quindi questo è come si possono generare questi stati strani che sono entangled. E questo ha portato, adesso questo è un esempio, vi faccio vedere, ad esempio supponiamo che i due fotoni siano due personaggi che possano parlare tra di loro, vengono generati con polarizzazione orizzontale o verticale, orizzontale o verticale, ma nessuno dei due sa qual è la polarizzazione, passa un po' di tempo, si allontanano, qui non si legge molto bene, quindi Alice, chiamiamola, dice dimmi la mia polarizzazione è orizzontale o verticale? La stessa cosa, Bob gli risponde, non lo so perché nessuno ha misurato la mia. Il fatto che soltanto se misura, allora sa quale sarà la polarizzazione dell'altro. Andando avanti, Bob dice, vabbè, la mia è V perché hanno misurato, la tua diciamo è verticale perché hanno misurato la mia che è orizzontale. Effettivamente è così. Però Alice gli risponde, ma non andare troppo lontano, perché il tuo messaggio non mi arriva, se no, perché visto, il messaggio viaggia alla velocità della luce, quindi se vai troppo lontano poi non ti sento più. Questo per dire che effettivamente Bob sa immediatamente quando misura il suo fotone che quello di Alice sarà verticale, perché sa che se lui è orizzontale Alice ce l'ha verticale, no, quel discorso che abbiamo fatto che viene sicuramente proiettato. Però Alice non lo sa, perché dovrebbe misurare il suo, e non misura, perché se misurasse otterrebbe un risultato diverso. E quindi Bob deve comunicare ad Alice qual è il risultato, e quindi ci vuole una trasmissione classica, connessione con le onde radio, quindi con una trasmissione che viaggia alla velocità della luce, ovviamente. Per cui, vedete, anche se questa cosa avviene immediatamente, perché i due sistemi sono completamente collegati, in effetti l'informazione non la può avere Alice, perché non la può avere perché non sa che cosa ha in mano lei, a meno che Bob non gli comunica cosa è stata la sua misura. Quindi in un certo senso non si viola il principio della relatività, perché l'informazione non viaggia a una velocità superiore alla velocità della luce, per cui va tutto bene, quindi da questo punto di vista Einstein sta tranquillo. È istantaneo, ma l'informazione richiede tempo per passare da una all'altra, quindi anche se è istantaneo, ma nessuno lo sa quello che è successo, nel senso che Alice non sa quello che è successo, lo sa soltanto Bob. Beh, questo fenomeno qui, che sembra, se non è banale ovviamente, è uno dei fenomeni che ovviamente ad Einstein non andava bene per niente, tanto è vero che venne fuori quello che si chiama adesso il paradosso di Schrödinger. Nel 1935 Einstein scrisse insieme a due suoi giovani colleghi un lavoro fondamentale che metteva proprio in crisi questa interpretazione. Ma come sarebbe a dire, voi misurate, io so benissimo quello che sta dall'altra parte. Aveva fatto un trucco in cui si poteva dire che si andava contro ai principi della meccanica quantistica. Ovviamente lo stesso, questo è Erwin Schrödinger, il fisico che poi ha introdotto la formulazione matematica più coerente all'epoca, nel 1925, della fisica quantistica. Anche lui nel 1935 effettivamente disse che l'essenza della fisica quantistica è proprio l'entanglement, quindi è un qualche cosa di fondamentale che ovviamente veniva messa un po' in crisi da questa interpretazione einsteiniana. Comunque il fatto che Schrödinger disse questa qui, infatti nello stesso anno in cui Einstein venne fuori con questo lavoro che metteva in contraddizione, secondo appunto la teoria relativistica, la formulazione della meccanica quantistica, venne in mente a Schrödinger di presentare il seguente, che è il famoso paradosso del gatto di Schrödinger. Cioè, qual è il paradosso? È il seguente: noi abbiamo un gatto che è stato dentro all'interno di una stanza, per esempio. In questa stanza c'è un contatore di particelle, che si chiamano contatori Geiger, che contano le particelle comunque,
e c'è un solo atomo che ha una probabilità del 50% di emettere una particella, quindi questa particella viene rilevata dal contatore. Quando il contatore rileva, scatta un meccanismo elettronico, questo martello che sta attaccato, diciamo, a una catena legata a questo benedetto scatto del contatore elettronico, se scatta chiaramente cade e rompe un'ampolla. Nel caso di Schrödinger diceva che questa ampolla conteneva veleno e quindi e noi siamo un po' più gentili con i gatti, cioè supponiamo che contenga del sonnifero, insomma, così anziché morto lo facciamo dormiente, insomma. Quindi il gatto che cosa succede? Se questo qui si rompe, chiaramente il gatto si addormenta e quindi possiamo avere il gatto che è vivo quando l'atomo non è decaduto e il gatto che dorme quando l'atomo è decaduto. Siccome c'è una probabilità del 50% di decadere, non è detto che quello sicuramente decade. Per cui, come possiamo rappresentare lo stato di questo qui se noi non andiamo a misurare? Possiamo tenere in mente rappresentare in questo modo: gatto, cioè atomo decaduto e quindi il gatto dorme, oppure l'atomo non è decaduto e quindi il gatto è sveglio. Ma più di questo non possiamo dire, cioè soltanto questo, perché noi non sappiamo misurare, perché se noi misuriamo a questo punto sappiamo se il gatto dorme oppure è sveglio, e quindi in questo senso lo proiettiamo in uno dei due stati, d'accordo? Quindi è questo, diciamo, il cosiddetto paradosso, che se io vado a misurare, cioè quindi apro la porta e vedo che cosa succede, in un certo senso addormento il gatto oppure sveglio il gatto, qualcosa del genere. Quindi questo è il paradosso. Infatti se io faccio un'osservazione, quindi la misura di questo sistema, viene fuori che il gatto, per esempio, l'atomo è decaduto e quindi il gatto dorme. Io vedo che il gatto dorme, quindi sono sicuro che l'atomo è decaduto. Oppure viceversa, non è il gatto è sveglio e quindi l'atomo non è decaduto, quindi so un'informazione. Ma se non vado a fare la misura, quindi se non osservo, io non posso dire altro che lo stato del sistema all'interno di questa stanza è dato da gatto decaduto, diciamo, gatto dormiente e atomo decaduto, oppure gatto sveglio e atomo non decaduto. Quindi questo è l'essenza del paradosso, nel senso che soltanto quando io misuro addormento oppure sveglio il gatto, prima sta in questo limbo di sveglio, dorme e così via, non posso dire altro se non con la misura, ed è questo, diciamo, il paradosso che viene fuori. In effetti, questo che sembra un paradosso, ovviamente uno cosa potrebbe vedere? Dovrebbe vedere che per poter misurare senza fare una misura diretta dello stato, quindi se dorme o non dorme il gatto, uno dovrebbe riuscire a vedere quello che si chiama le interferenze, cioè tra questo stato e quest'altro stato. Chiaramente all'interno di una stanza fatta in questo modo è un po' difficile riuscire a vedere le interferenze, però questi esperimenti invece vengono fatti e sono stati fatti ultimamente a Parigi, per esempio, l'NMS, in questo modo. Qui abbiamo una cavità in cui c'è una grossa, cioè una, diciamo, ci sono molti fotoni dentro questa cavità, come fa in modo da far entrare qui un certo numero di fotoni che sono abbastanza grossi da poterlo considerare macroscopico. In quel caso lì che abbiamo visto del gatto, chiaramente il gatto è veramente macroscopico, insomma, ma nel nostro caso chiaramente già quando abbiamo qualche centinaio di fotoni possiamo dire che la radiazione ha una caratteristica macroscopica. Poi si fa passare degli atomi all'interno preparati in maniera speciale, qui c'è un oggetto che li prepara, e poi gli atomi possono venire misurati qua. Allora quello che succede effettivamente in questo esperimento è che all'interno di questa cavità, col passaggio di questo atomo, si genera questa strana composizione in cui c'è l'atomo che esce, che sta in uno stato, e la radiazione che sta in un altro stato, o viceversa, si possono creare questi cosiddetti gatti di Schrödinger all'interno di questa cavità, e poi uno misura mandando un altro atomo e vede effettivamente che cosa è successo, e si riesce a vedere effettivamente questi frangi di interferenza che vengono fuori. E ovviamente si trovano anche dei sistemi un po' più complicati, perché uno vede anche quello che si chiama il fenomeno della decoerenza, ma di cui non vorrei parlarne perché è un po' un concetto molto più complicato. Quindi, diciamo, effettivamente quello che sembrava un paradosso a
a Schrödinger, in effetti si verifica abbastanza facilmente, forse no, ma insomma si verifica in natura e così via. Quindi non è in realtà un paradosso, è una realtà dovuta all'interpretazione della fisica quantistica. Quindi questa è un po' l'idea, e però l'entanglement porta a qualche cosa che è il teletrasporto. Ora, il teletrasporto, voi tutti, ovviamente, non è quello della Enterprise, non è quella di Star Trek, magari riuscissimo a fare questo, ma perlomeno ancora non nessuno ci è riuscito. In effetti, quello si teletrasporta è qualcosa di diverso, cioè quello che si riesce a teletrasportare è lo stato di una particella, non tanto un trasporto materiale come avviene in questi film di fantascienza, per carità. Ed è probabilmente legato... Abbiamo soliti due personaggi che in gergo, diciamo, dell'informazione, anche l'informazione quantistica, anche l'informazione classica, sono sempre chiamati Alice e Bob. Qui abbiamo Bob Marley, e questa Alice è quella che faceva la reclame della Telecom. Adesso non si vede bene, mi dispiace, ma insomma. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo un Big Brother, un grande fratello, che fornisce a questi due personaggi due fotoni entangled, abbiamo visto come si genera, quindi un fotone va a Alice e l'altro fotone va a Bob. Questi hanno questi due fotoni entangled. Poi c'è Charlie Brown in questo caso, che vuole trasferire, che dà ad Alice un fotone in uno stato incognito che conosce soltanto lui, perché lo vuole trasferire a Bob, però non vuole che Alice ne sappia nulla, e quindi lo vuole teletrasportare a Bob senza ovviamente intervenire in maniera... Che Alice non sappia quello che c'è, perché altrimenti se lo sapesse, niente, telefona a Bob e dice guarda, fai questo e quest'altro, vabbè, allora lo trasferisci immediatamente. Mentre Alice non sa nulla. Però cosa fa Alice? Alice fa, mescola i due fotoni, quello che gli ha fornito Charlie e quello che invece aveva come entangled fornito dal grande fratello, li mescola e fa delle opportune misure. Queste misure sono molto complicate, non sono semplici da fare, ma comunque si fa, sono misure che alcune si riescono a fare. Purtroppo sono quattro possibili misure da fare, due si riescono a fare attualmente, le altre due non si riescono a fare, quindi da questo punto di vista poi il successo è del 50%, ma diciamo questo 50% è già estremamente importante. Quindi fa delle opportune misure, fa, che si chiamano misure di Bell comunque, e tramite una comunicazione, adesso questa è una comunicazione classica, quindi vede, va piano piano insomma da questo punto di vista, mentre la misura è immediata, abbiamo visto il trasferimento, una volta che ha misurato Alice dall'altra parte, immediatamente Bob dovrebbe avere il corrispondente, diciamo, ortogonale alla misura che ha fatto Alice. Però Alice, fatta la misura, comunica a Bob tramite una comunicazione classica il risultato della misura. Quindi finché Bob non riceve il comunicato della misura, lui non sa in effetti quello che c'ha in mano. Allora da quella misura, da questo risultato, Bob praticamente cosa fa? No, dipende dal risultato che Alice gli comunica, fa un'operazione molto semplice, non deve fare nessuna misura, queste sono veramente cose molto semplici, rotazioni, ci sono cose che si fanno tutti i giorni in laboratorio, che dipende ovviamente dalla comunicazione che gli ha dato Alice, e quello che ci trova allora è che questo fotone che lui aveva si trova nello stato che Charlie aveva dato ad Alice. Quindi questo è il teletrasporto. Cioè quello che si teletrasporta in effetti è un'informazione sullo stato di un fotone incognito che Alice non conosce e che viene trasferito qua. Poi ovviamente questo si può proseguire, si possono fare altre eccetera, quindi c'è quello che si chiamano i repeater, i ripetitori, uno ne fa tanti e così via. Quindi questa è l'essenza di quello che si chiama il teletrasporto. Non è una cosa semplicissima, infatti queste misure che sono state fatte per la prima volta a Vienna da Anton Zeilinger, in effetti la probabilità di successo è soltanto il 50%, proprio perché soltanto due misure si riescono a fare, mentre su altri oggetti, non su queste fotoni, diciamo, che sono state fatte con successi e con, diciamo, con un 100% di successo, ma sono cose un po' più complicate, da allora non vale la pena. Perché Alice non è in grado di conoscere lo stato del fotone C che Bob si...
ma perché se conoscesse lo stato del fotonicino, non è che non è in grado, se lui se si è messo a misurare, chiaramente non fa il teletrasporto, perché allora misura lo stato del fotone, ma allora ha l'informazione, perché l'informazione ce l'ha lei, invece Charlie non vuole che l'informazione ce l'abbia Alice, ce l'abbia soltanto Bob, chiaramente. Quindi se uno si mette a misurare e poi telefona, chiaramente Bob può fare le misure successive e trasmette, ma in questo caso Alice non sa che cosa ci ha avuto in mano, mentre Bob sa che c'ha il fotone che voleva Charlie. Quindi questo è l'aspetto importante. E questo è un po' una comunicazione, no? Questo è, uno riesce a fare un trasferimento di informazione da un personaggio all'altro senza che questo intervenga. Un po' questo è un po', diciamo, l'ufficio postale. Uno dà la lettera all'ufficio postale, non è che uno si mette a leggere quello che c'è scritto dentro, perché sarebbe un po' complicato, e viene trasferito in questo modo. Soltanto che questo è possibile proprio perché ci sono questi due fotoni entanglati. Come dicevo, non è soltanto con i fotoni, adesso si possono fare anche questi esperimenti entanglando quello che si chiamano gli ioni, cioè questi sono degli atomi a cui è stato tolto un elettrone, per esempio, e sono stati fatti questi esperimenti. Quindi in un certo senso è anche un trasferimento su oggetti materiali. Il fotone, uno può dire, beh, ma il fotone è la luce, insomma, non è un oggetto materiale. In effetti si può fare la stessa cosa utilizzando degli atomi, quindi degli atomi o degli ioni, però il problema è che qui uno fornisce un atomo ad Alice in uno stato strano, incognito, questi qui sono due atomi entanglati, generati opportunamente in questa strana intreccio di stati, e qui ovviamente quello che viene, che cambia è lo stato, non è il trasferimento di materia, ma si trasferisce lo stato tramite l'informazione, lo stato del, diciamo in questo caso, dell'ione in C o dell'atomo in C, si trasferisce da questa parte, quindi è ancora un trasferimento non materiale di informazione, anche se poi uno può utilizzare anche oggetti materiali come gli atomi che hanno una loro massa e così via. Però questo è quello che si fa ovviamente abbastanza, diciamo, agevolmente attualmente in laboratorio, e quindi questo è l'essenza del teletrasporto. Ancora non siamo ai livelli di Star Trek, ma forse qualcuno in futuro. A questo punto vediamo altro esempio dell'importanza di utilizzare la fisica quantistica, quello ovviamente un esempio che può avvenire soltanto in termini di fisica quantistica, utilizzando sia la fisica quantistica che però la fisica classica, nel senso che la comunicazione è una comunicazione classica, uno deve mandare un'informazione tramite un canale classico, e gli altri, quelli che si chiamano, sono i canali quantistici, quelli in cui i due fotoni sono entanglati, eccetera. Ora parliamo della, che si chiama la crittografia quantistica. Ora, questa crittografia quantistica è quella che realmente attualmente tecnologicamente è matura, nel senso che si possono vendere adesso queste macchine in cui c'è la possibilità di scambiarsi un'informazione sicura, perché è legata alla fisica del sistema, che non è legata alla matematica, e che uno può anche aggirare in qualche modo. Adesso voglio far vedere, e quindi l'ho chiamata, come sottolineato, bit e qubit. I bit sono quelli dell'informazione classica, qubit sono i quantum bit, ovvero l'informazione quantistica, insomma. E adesso vediamo che cos'è. Ovviamente il primo esempio, diciamo, la crittografia è qualcosa, diciamo la scrittura nascosta, insomma. Il primo esempio che si ha di crittogramma è quello che si chiama fatto con lo scitale di Sparta, nel senso che i generali spartani si scambiavano le informazioni utilizzando questo strumento, che era un bastone di un cilindro con un diametro opportuno, veniva avvolta una striscia di cuoio su cui si scriveva un messaggio. Quando è srotolato, ovviamente si ha un insieme di parole, non, chiaramente non scrivevano in inglese, ma insomma i loro strani simboli venivano scritti, e a questo punto soltanto se lo riarrotoliamo sullo stesso diametro riusciamo a leggere attack tomorrow, quindi domani vai all'assalto, eccetera eccetera. Questo è uno degli esempi, questo è nel 400 a.C., ovviamente tutti quanti, forse anche prima, adesso non abbiamo informazioni precise. Cesare usava un cifrario, che è famoso il cifrario di Cesare, in cui sostituiva ogni lettera dell'alfabeto X, no? Un'altra lettera dell'alfabeto secondo una determinata tabella, per esempio in questa qui, A diventa D, B diventa E, Z diventa C.
Cioè, matematicamente, semplicemente, questo si scrive in questo modo: se n è la dimensione dell'alfabeto, l'alfabeto italiano ha 21 lettere, da A alla Z, d'accordo? E K è un numero che sarebbe la chiave con cui fa il cifraggio. Allora, la lettera cifrata, C, è uguale alla lettera che è vera più la chiave. Questo modulo N significa semplicemente un po'... Insomma, quelle persone un po' più anziane come me si ricordano il gioco dell'oca, insomma, no? Uno arriva alla fine e poi ricomincia da capo, insomma, ovviamente è un po' fatto in questo modo. Questo modulo N, per esempio, nel nostro caso N è 21, nel caso, vedete, se io voglio, se la chiave è 3, come in questo caso, se la chiave, cioè N è 21, la chiave è 3, chiaramente da Z, da Z a B, C. Quindi da Z diventa C, così A diventa D e così via, insomma. Questo era quello utilizzato da Cesare, e in questo modo si riusciva a... Certamente non è un molto complicato come cifrario, però all'epoca funzionava bene, ovviamente non c'era una teoria del cifraggio. Oggi ovviamente l'informazione è riducibile ai bit, che sono 0 e 1, no? Questa cosa booleana, l'algebra binaria cosiddetta. E per scrivere un qualsiasi numero avendo due soli simboli si procede in questo modo. Per esempio, con un solo bit io posso fare soltanto lo 0 e l'1. Bene? Lo 0 è estremamente importante nella matematica. Senza lo 0 non avremmo avuto nessun progresso nella matematica, grazie agli arabi, anche se qualcuno dice che gli arabi non capivano niente, ma insomma. Con due bit possiamo fare quattro numeri, 0, 1, 2 e 3. Ovviamente con tre bit andiamo... Possiamo fare 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numeri, quindi 2 alla seconda, 2 alla terza, questo qui. Ovviamente con n bit facciamo 2 alla n numeri, quindi avere un certo numero di bit significa poter scrivere un numero con tantissime cifre, chiaramente. E questo è un po' come come si codifica un messaggio. Quindi per le lettere dell'alfabeto si utilizza uno schema simile e l'informazione a questo punto viene... elaborata, questa è tutta ancora informazione classica, ovviamente, con quelle che si chiamano le porte logiche, e sono le fondamentali sono queste: AND, NOT, OR, XOR, eccetera. Per esempio la porta NOT converte praticamente ogni bit nel suo opposto, no? Quindi cambia il segno, ovviamente 0 diventa 1, e questi 0 e 1 possono essere, che ne so, la polarizzazione di un transistor, oppure la carica su un condensatore. Sono cose che fisicamente si possono realizzare facilmente, ovviamente. Uno sceglie quello che vuole da questo punto di vista. Quindi, quando è classica, l'informazione può essere copiata. Può viaggiare, però ovviamente non può viaggiare alla velocità della luce, perché questo è impedito dalla teoria di Einstein. Ovviamente nell'era del computer il messaggio viene scritto cosiddetto in caratteri ASCII, in cui si usa praticamente per le lettere giusto 0 e 1. Allora abbiamo i nostri due personaggi, Alice e Bob, e qui sono un po' cambiati, non c'è più Bob Marley. Per esempio il messaggio è tu, d'accordo? Che è scritto in ASCII e viene una cosa del genere, questa è la T e questa è una U. Insomma, basta una codifica, però non è che ci vuole granché, poi le cose, le codifiche le fanno i computer, quindi uno non è neanche fatta. La chiave, supponiamo che sia io. Allora uno cosa fa? Fa un'operazione semplicissima, si chiama XOR, ovvero praticamente è la somma modulo 2, che significa che io ho soltanto due simboli, fare 0 più 1 fa 1, 0 più 0 fa 0, 1 più 1 fa 2, ma 2 sta al di fuori dei numeri che posso fare, ricomincio da capo, è 0, quindi 1 più 1 fa 0. E così via, quindi praticamente significa questo, fare, allora vedete 1 più 1 fa 0, 0 più 0 fa 0, e così uno fa questa cosa, c'ha un messaggio cifrato. Queste due lettere qui, che sono scritte in ASCII, non rappresentano nulla, sono semplicemente due cose che nessuno le comprende. E allora questo messaggio cifrato va a Bob, chiaramente. Se Bob conosce la chiave, allora chiaramente conosce la chiave, rifà la stessa operazione, fa l'XOR, fa la somma e riottiene effettivamente tu. E allora decifra il messaggio. Quindi da questo punto di vista tutto sembra molto semplice, così via. L'importante ovviamente è che la chiave la conosca soltanto Bob, perché se no, se il messaggio cifrato va in mano a qualcuno, chiaramente se conosce la chiave viene fatto. Una delle cose più importanti fu il famoso decifrare
il famoso codice l'Enigma nella Seconda Guerra Mondiale, che ha portato ovviamente alla vittoria dei cosiddetti alleati. Ora, questo può avvenire benissimo, per esempio in questi giorni che abbiamo conosciuto tutti questi fatti della Juventus, anche prima, eccetera, con uno si scambia i messaggi, c'è sempre di mezzo Liz Dropper, detto, o detta Eva, la cattiva, tra Alice e Bob che si parlano al telefono, al cellulare, e questi ancora non sanno che è possibile invece utilizzare un semplice oggetto, basta mettere un oggetto che fa il cifrato, fa cifrare la cosa, e se Bob conosce ovviamente la chiave, questa qui la comunicazione non è assolutamente carpibile, quindi puoi ascoltare quanto ti pare, finanziere, a me che mi frega, io parlo tanto, insomma, queste sono le cose che possono fare, però questi effettivamente non è così semplice, ma sì, questo è possibile, però questo è possibile con la fisica classica sempre, stiamo parlando sempre di fisica classica. L'unico esempio sicuro con la fisica classica, però, con la fisica classica nel senso che questa qui è poi matematica, è quello che si chiama il codice di Vernam, che è one pad, cioè che però può essere utilizzato una sola volta, quindi non è che sia così utile. Che cosa significa? Che uno fa sempre, ha una chiave, questa chiave deve essere generata in maniera totalmente random, totalmente casuale ovviamente, e anche questo non è semplice farlo, perché i computer per esempio non danno mai numeri realmente random, danno numeri quasi random, ma poi se uno è abbastanza abile va a vedere qual è la chiave che ha generato quei numeri e quindi si ricostruisce tutto quanto. Quindi non è una cosa semplice generare i numeri veramente random, ma supponendo che questo sia possibile, allora uno fa il messaggio, fa la stessa operazione XOR che abbiamo visto prima, oppure questa somma modulo 2, però se conosce la chiave, ovviamente la chiave deve essere trasportata da Alice a Bob, e però può succedere che nel trasporto qualcuno la copi, se quindi la copia, come è successo con il famoso codice Enigma, a questo punto ci vuole poco a decifrare qualunque messaggio. Quindi c'è una grossa difficoltà, è proprio che lo scambio della chiave, quindi quello che si chiama la key distribution, la distribuzione della chiave, è una cosa estremamente complicata. Va bene, allora per fare questo, in effetti, esatto, che cosa fare? Che la crittografia che si usa attualmente, che si usa quando uno fa diciamo un'informazione bancaria, eccetera, in effetti usa un altro tipo di modo per crittare un messaggio, è quello di usare un codice, il cosiddetto del nome RSA. Questo codice RSA è basato essenzialmente sulla difficoltà matematica, non c'è una dimostrazione matematica della validità di questo modo di crittare il messaggio, ma è soltanto che siccome è estremamente complicato fare operazioni, a questo punto uno ritiene che sia sicuro, nel senso che fatti in questo modo, cioè risulta difficile scomporre in fattori primi che non sono divisibili se non per se stesso, penso che tutti noi abbiamo questo concetto fin dalle scuole medie, con un numero con per esempio 300 cifre, d'accordo? Questo è estremamente, mentre è molto semplice, per esempio, se prendiamo due numeri, 19 e 23 in questo caso, che sono numeri primi, ne facciamo il prodotto, questo è semplicissimo farlo, va bene, anche a mano ci vuole pochi secondi. Se uno vuol fare l'operazione inversa, dice 437, vanno a vedere che effettivamente è uguale a 19 per 23, non è una cosa semplice, perché comincia a vedere se è divisibile per 2, per 3, per 5, poi per 7, poi per 9, poi per 11 e così, finché uno arriva a 19, a fine sono arrivato. È così che lavora lo stesso il computer soltanto che è molto più veloce di noi, ovviamente questa operazione li fa in maniera veloce, però questo è il modo, perché non esiste un algoritmo efficiente per far diventare molto veloce questo calcolo. Quindi allora, basandosi sulla, quindi dato 427, trovare i due numeri 19 per 23 non è una cosa banale, cioè ovviamente questo numero è semplice, ma quando abbiamo un numero che è il prodotto di due numeri primi che hanno 300 cifre, sinceramente vi assicuro che non è possibile farlo. Quindi per un numero di 300 cifre occorrerebbe 17 miliardi di anni, che è oltre utilizzando computer che noi attualmente abbiamo, che vanno, sono molto più veloci di quelli
come questo. Questo lavora ancora sui 600 MHz, ma anche i più veloci che vanno ai GHz o anche a 100 GHz, quelli della NATO, della NASA, eccetera, i quali ovviamente ci metterebbero, se non 17 miliardi di anni, ce ne avrebbero magari 16,5, insomma, sempre la stessa cosa, quindi non è che cambierebbe molto. Per cui è chiaro che se uno lo basa su questo principio è molto difficile dire che... perché si vede come funziona un elaboratore, no? Esso opera sequenzialmente, cioè ogni passo lo fa uno dopo l'altro, fa un passo logico, un altro e così via. Allora, se noi dobbiamo fare 10 alla 50 operazioni, ovviamente, e supponiamo che lavori a 100 GHz, che è, diciamo, un computer estremamente veloce, uno che fa, che ci mette, se deve fare 150 operazioni, ne fa 10 alla 10 al secondo, ce ne mette 140, 10 alla 40 secondi. Ora, se uno va a fare il conto di quant'è la vita del nostro universo, che è di circa 12 miliardi di anni, 12 miliardi di anni sono 10 alla 17 secondi, non 10 alla 40. Quindi dovete capire che se uno ha questa tecnica, chiaramente può dire che è sicuro, perché nessuno riuscirà mai a fare l'operazione inversa. Dice, esistono problemi che richiedono un grande numero di operazioni, certo, che sono proprio la scomposizione dei fattori primi. La soluzione dei fattori primi ha bisogno di un numero gigantesco di operazioni da fare prima di poter fare questa scomposizione. Adesso che c'è qui? Ah, quindi con molto RSA, da Rivest, Shamir e Adelman, che hanno fatto i miliardi semplicemente per essersi inventato questo codice, sfrutta proprio la complessità matematica, non è altro che questo quello che fanno. Però non c'è una dimostrazione matematica, perché se poi si alza un domani mattina qualche matematico con il cervello che gli fuma e che viene fuori con una dimostrazione che è possibile far fare l'operazione in pochi secondi, quel codice è andato via. Quindi il problema è che la sicurezza, per esempio adesso un matematico indiano ha scoperto un algoritmo molto veloce per far vedere se un numero è primo oppure no, anche se c'ha tante cifre grosse. Quindi questo è già un primo passo per andare contro non si riesce ancora a fare la scomposizione, però diciamo, questo primo passo è stato fatto. Nella pratica di internet, che noi siamo abbastanza sicuri, quando facciamo le cose si usano codici a 128 bit, quindi il numero, diciamo, il numero è grande quando 2 alla 128 cifre, cioè, quindi siamo, praticamente possiamo dire che siamo sicuri, sì, siamo sicuri, perché effettivamente ci vuole un tempo estremamente elevato per ora per fare, quindi questa è quella che vi ho detto prima. Questo, vedete, è un codice LRSA con 129 cifre, questo qui non lo vedete bene purtroppo che non c'è estremamente molta risoluzione, ma questo numero c'ha 129 cifre, ci hanno richiesto 8 mesi con circa 200 computer che lavoravano in parallelo, tutti questi computer ovviamente più veloci di questo pure eccelso computer che ho io, per scomporlo in questi due fattori, questo sono 129, uno mi pare che ha 65, 66 cifre l'uno e l'altro, e sono i due numeri primi che moltiplicati tra di loro mi danno questo numero. Quindi, come vedete, può ritenersi sicuro? Certo che si tiene sicuro. Adesso è stato fatto con 155 cifre la suddivisione in fattori primi, e ci è voluto anche in questo caso ci è voluto circa un anno e mezzo per poter ottenere i due fattori primi. Quindi chiaramente se uno lavora con questi oggetti, chiaramente può essere sicuro, sì, prima che mi scopri passano secoli, ovviamente. E ovviamente questo con 129, 155, non con 300, no, perché con 300 o ci vogliono un numero, diciamo, miliardi di computer in parallelo che lavorano, ma allora a questo punto si riempie pure lo stesso nostro sistema planetario, quindi insomma. Per cui ovviamente uno può pensare che è sicuro. A questo punto dice, ma è sicuro? E qui casta l'asino. No, non è sicuro. Perché esiste un algoritmo basato sulla fisica quantistica, inventato da Peter Shor, un matematico che conosce anche la fisica, il quale permetterebbe, una volta realizzato, di fare l'operazione in pochissimi secondi. E allora a questo punto poi... però
problema è che questo ha bisogno di un computer quantistico. E quindi questo è il problema, e per ora ancora questo computer quantistico non esiste, quindi i tre nostri personaggi possono continuare a fare tanti soldi con il loro codice. Allora c'è una specie di rivoluzione che abbiamo fatto, in cui dalla fisica classica dice vabbè, ma allora la fisica, diciamo, non sarà possibile più avere la sicurezza. Non è vero, perché non sarà possibile finché si userà la fisica classica come questa, diciamo, uno utilizza sempre queste cose qui, ma se invece utilizzasse la crittografia quantistica, in la quale anziché sfruttare proprietà matematiche sfrutta la fisica, e la fisica non è che si batte in qualche modo, perché sono le leggi della natura, quindi se uno usa le limitazioni imposte dalla fisica del sistema, in effetti è possibile invece scambiarsi delle chiavi estremamente sicure. E questo che va, ovviamente, quindi la fisica, praticamente non è che se uno si scambia il messaggio di per sé, il messaggio può essere anche, una volta che è stato cifrato, il messaggio può essere dato a chiunque, tanto se non hai il codice, lì non ci capirà mai nessuno. E se il codice è fatto bene, c'è proprio la dimostrazione matematica fatta da Vernon nel 24, quello lì non è possibile veramente romperlo, per cui questo è importante, è scambiarsi però la chiave, quindi tutto il problema è riuscire a scambiarsi una chiave sicura. E beh, la chiave sicura si riesce a scambiare utilizzando la fisica quantistica, e questa è una delle realizzazioni recenti, in effetti. E ora questi oggetti, come ho detto, esistono proprio in commercio, anche se ovviamente non sono proprio ancora perfetti, perché si basa sul fatto che non c'è una tecnologia molto più avanzata. Ovviamente la tecnologia che noi utilizziamo dovrebbe essere perfetta finché la fisica ovviamente desse realmente una impossibilità di non rompere il cifrario, ma comunque è sicuramente in commercio. E quindi abbiamo i due personaggi, Alice e Bob, che si scambiano dei fotoni a questo punto con delle determinate polarizzazioni, una polarizzazione così, e questo è un altro esempio di polarizzazione fatta a 45 gradi, diciamo che è la sovrapposizione di orizzontale e verticale praticamente. La chiave, si scambiano un messaggio tramite un canale pubblico, si telefona, dice io il primo l'ho fatto nella base, chiamiamolo A, e il secondo nella base A, il terzo nella base B, e così via. Bob sa quali sono le basi su cui Alice ha mandato il messaggio, li controlla con il suo, quindi si scambiano queste informazioni e alla fine hanno una chiave perfettamente identica l'una all'altra, perché proprio per la fisica quantistica sappiamo che se uno misura una cosa, quello può essere. Ora, il problema è che ovviamente Eva, il famoso eavesdropper, può infilarsi nel canale, va bene, e catturare il fotone. Ma il problema è cos'è? È che se Eva cattura il fotone, beh, c'è una tecnica molto semplice, perché siccome Eva cattura il fotone, quindi se lo deve misurare, poi tutt'al più lo rimanda a Bob, va bene? Beh, uno può vedere che è possibile scoprirla. Proprio non può fare altro che mandare un messaggio in un certo modo, Bob, con l'informazione che si scambia, l'informazione classica che si scambiano, Bob riesce immediatamente a capire che cosa, se c'era o non c'era, Bob e anche Alice, se Eva è intervenuta oppure no, quindi se l'eavesdropper, lo spione, insomma, è intervenuto oppure no. In questo caso, ovviamente, se è intervenuto, ovviamente si butta tutto quanto e si ricomincia su altri canali. Questo perché? Perché vale un altro di questi principi della fisica quantistica, che è il principio di indeterminazione, nel senso che dice è impossibile clonare uno stato quantico. Bene?
proprio c'è una conseguenza proprio della fisica quantistica che mi dice che lo Stato non lo posso clonare, quindi significa che se Eva me lo anche non misurasse, per esempio, ma dicendo vabbè io lo clono, dicendo, no, non lo sto misurando, faccio una clonazione del messaggio, ma questo è impossibile perché la clonazione non viene mai al 100%, il massimo che si può fare è 2/3, quindi uno si accorge immediatamente l'oggetto clonato è stato clonato e quindi Bob si accorge che c'era qualche cosa che non funzionava. Per cui, appunto, utilizzando questi principi della fisica quantistica, uno è sicuro che il messaggio che uno riceve, se Eva non è intervenuto, è sicuramente un messaggio, diciamo, la chiave che viene trasferita è una chiave che ha la completa sicurezza basata su leggi fisiche. Bene, questo è un esempio del tipo di modo di lavorare, l'esempio più semplice che va sotto il nome del codice BB84, Bennett e Brassard, messo nel 1984, hanno proposto. Ovviamente adesso esistono codici molto più raffinati, un altro codice che sfrutta a questo punto anche l'entanglement tra Alice e Bob, si scambiano due fotoni intanglati, è una cosa un po' più complicata ma sicuramente molto più sicura. Noi a Camerino stiamo sperimentando un nuovo protocollo che si è inventato due miei giovani colleghi e abbiamo buoni risultati sperimentali, e tant'è vero che adesso vogliamo cercare di convincere la nostra banca delle Marche a farci una trasmissione in sicurezza dei codici dei bancomat. Ovviamente questo è un esempio iniziale di quello che stiamo facendo. Quindi questa è una tecnologia quantistica matura. Sicuramente questa già si vende, c'è alcune industrie, un'industria svizzera, un'industria americana che vendono, l'IBM per esempio anche questa la vendono tranquillamente, chiaramente, per cui questa è sicuramente una tecnologia quantistica che dura, però abbiamo detto che per rompere il codice di Rivest, Shamir e Dalbert c'è bisogno di un computer quantistico. Per ora ovviamente è più semplice utilizzare il codice RSA che non questo marchingegno che è sempre complicato e poi non si può arrivare a tanti chilometri perché poi i fotoni si perdono, c'è la dissipazione eccetera, anche se ultimamente hanno fatto un esperimento in aria a una distanza di 300 chilometri, però tra due montagne, nelle Alpi svizzere, una era Alpe Svizzera, l'altro apparteneva all'Austria, ma comunque si sono mandati questi messaggi a una distanza di 300 chilometri, quindi diciamo abbastanza funzionale. Però allora abbiamo detto che il codice di RSA si può rompere soltanto con questo algoritmo nuovo introdotto da questo matematico che sta all'MIT, Peter Shor, soltanto però se uno lavora con computer quantistico. Allora, che cos'è questo computer quantistico? I bit, le porte logiche o i gate, come si dicono, sono indipendenti dal mezzo fisico utilizzato per rappresentarli, nel senso che noi possiamo utilizzare degli oggetti meccanici di questo tipo, questa all'era iniziale delle macchine Olivetti, no? Però questo qui però funzionava benissimo, insomma, finché attualmente abbiamo questi microchip in cui ci sono miliardi invece di transistor o centinaia di miliardi di transistor all'interno di un chip piccolissimo, e ovviamente questo ha portato poi all'introduzione di una specie di legge empirica, detta legge di Moore, che praticamente ogni 18 mesi la velocità di elaborazione raddoppia, poi magari non è 18 mesi, a volte sono 20, a volte sono 16, insomma comunque, che significa semplicemente più veloce significa anche più piccolo, questa è un po' l'idea che viene fuori, e se uno va a vedere quello che è successo negli ultimi anni, dall'era diciamo informatica avanzata, dei computer eccetera, dal 1988 al 2006, dove siamo noi, 5-6, la dimensione dei transistor, il numero di transistor per chip è aumentato in maniera estremamente grossa, seguendo questa legge che è la legge di Moore effettivamente, e anche gli elettroni questi oggetti diciamo che compongono proprio, che passano, fanno passare la corrente all'interno di questi
transistor, i transistor penso che conoscete tutti, no? Sono le radio, questo cellulare funziona con i transistor, non è che non funziona con altri, quindi il numero di transistor per chip è diventato 18 giga, quindi 18 miliardi, e ovviamente sta aumentando, finché ovviamente, come vedete, andando avanti, il numero di elettroni per transistor diventerà 1. Ebbene, quando diventa un solo elettrone, qui succede il finimondo, cioè, ci vuole la fisica quantistica, non c'è niente da fare, insomma. Quindi, verso questa età, ovviamente, comincerà una tecnologia nuova, sarà la tecnologia quantistica. Ora, non è detto però che la tecnologia quantistica, ma questo processo di mineralizzazione dirà che dovranno funzionare con un solo elettrone. Anche attualmente esistono oggetti a un solo elettrone che si chiamano single electron transistor, per esempio, i SET cosiddetti, però ovviamente questi non utilizzano, utilizzano la fisica quantistica ovviamente, ma non utilizzano ancora la logica quantistica, quindi la logica che si utilizza è sempre quella logica classica, quindi se vogliamo rompere il codice RSA con la logica classica non succederà mai, perché proprio c'è bisogno di una logica diversa. Dice, allora dice, qual è l'informazione quantistica? Che cos'è? L'informazione quantistica è che esistono problemi che non possono essere risolti classicamente se non con le risorse infinite. Un esempio è quello che abbiamo detto della fattorizzazione in numeri primi, e questo si la basa su una logica nuova che è la logica quantistica e utilizza anziché i bit i cosiddetti quantum bit oppure i qubit in gergo vengono detti. Allora ritorniamo un po' a quello che abbiamo detto inizialmente, lo stato di un qualunque stato quantistico viene descritto da un vettore, no? Questa cosa qui, questa funzione d'onda, funzione di R che mi dà la posizione, ma in generale posso sempre esprimere in termini di questo vettore. Allora, nel nostro caso possiamo scrivere 0 e 1 al posto del bit 0 e del bit 1, cioè utilizzare due stati quantistici, 0 e 1, per esempio due livelli di un atomo, oppure, che ne so, le due polarizzazioni del fotone, verticale e orizzontale, qui sono delle cose dicotomiche cui uno può utilizzare benissimo queste, e ovviamente ciascuno stato 0 e 1 lo può scrivere come una specie di vettore, d'accordo? Ora, la fisica quantistica ci dice che deve anche il principio di sovrapposizione, abbiamo detto, quindi significa che anche lo stato alfa 0 più beta 1 è uno stato possibile per il nostro qubit. Quindi non soltanto 0 e 1, ma anche la combinazione di 0 e 1 è uno stato ancora del sistema. Quindi cosa significa questo? Che entrambi i valori logici, 0 e 1, sono presenti, perché sono un po' come il gatto di Schrödinger, insomma. Sono entrambi presenti, sia vivo che morto, sia addormentato che sveglio, e la stessa cosa abbiamo nel nostro caso. Sono entrambi presenti lo stato 0 e lo stato 1. Ora, che cosa corrisponde fisicamente agli stati 0 e 1? Vabbè, per i fotoni ovviamente possono essere due polarizzazioni, abbiamo detto la polarizzazione orizzontale, per esempio, codifico lo 0, con la polarizzazione verticale codifico l'1, ma può essere benissimo due stati degli ioni intrappolati, questa è una delle cose che si fa attualmente, questi adesso non si vede molto bene, ma come abbiamo detto qui esistono questi due stati di questo atomo, in cui uno lo chiamo 0, l'altro lo chiamo 1, e quindi benissimo lo posso rappresentare. Questi sono stati quantistici, quindi esiste una loro sovrapposizione e così via. Per esempio, questi vedete sono gli ioni intrappolati, questo è un esperimento fatto a NIST, dove stanno costruendo il computer quantistico, questi che vedete qui sono degli ioni intrappolati, in questo caso sono 5 ioni intrappolati, questa è una fotografia estremamente amplificata veramente, ma una fotografia vera della luce emessa da questi ioni, e adesso se funziona, vediamo, ecco, questi sono invece gli ioni intrappolati dell'Università di Innsbruck in Austria, e vedete questi sono gli ioni intrappolati che stanno oscillando all'interno di questa trappola, questi sono 7 ioni, esistono anche quest'altri, vedete che possono fare, questo qui si chiama lo stretching, non quello che fanno, ma un'altra cosa simile, insomma, e quindi questi sono proprio gli ioni intrappolati, uno può lavorare con questi oggetti
con due stati che uno prende diciamo, come esempio di riferimento, uno lo chiama 0, lo chiama 1 e quindi uno lavora con questi oggetti qui. Questa oscillazione fa sì che gli atomi, questi ioni si parlino tra di loro e quindi c'è quello che si può creare, l'entanglement che abbiamo detto prima e così via. Quindi questi si fanno sperimentalmente. Altro modo di lavorare è quello di utilizzare i cosiddetti superconduttori, gli elettroni, coppie di elettroni e superconduttori. Qui un esempio fa un esperimento fatto a Saclay, che si ha queste curve, ma insomma è troppo complicato spiegarle, oppure quello che utilizziamo noi a camerino che vogliamo fare è utilizzare degli elettroni intrappolati su delle trappole particolari. Questi sono degli elettroni, ovviamente, intrappolati alle trappole. L'elettrone ha la possibilità di stare in due stati opportuni, che sono gli stati di spin cosiddetti degli elettroni, e quindi possiamo utilizzare questo. Abbiamo un esperimento che sta andando avanti e speriamo di avere successo in futuro, ovviamente. E quindi supponiamo allora di avere due qubit a disposizione, cioè di avere un registro, si chiama. Quando ho due qubit ho poi un registro. In questo registro ovviamente posso avere 00, abbiamo visto che si codifica lo 0, 01 codifico il numero 1, 10 il numero 2, 11 il numero 3. Quindi per un computer classico potrei avere in questo registro o 0, o 1, o 2, o 3, non posso averne di più se ho soltanto 2 bit. Allora, avendo 2 bit, però posso fare anche una sovrapposizione di questi 3-4 stati e quindi avere anche questo. Quindi quando io lavoro con un computer classico posso lavorare soltanto un, e quindi devo avere 4 computer che lavorano in parallelo se voglio far lavorare tutti insieme i miei bit. Se invece ho un oggetto quantistico, chiaramente io basta che faccio un'operazione, tutti e quattro insieme si procedono immediatamente. Quindi, come vedete, è una grossa parallelizzazione insita nella meccanica quantistica. È questo che ovviamente dà quello che si chiama la velocità di elaborazione estremamente più veloce rispetto a un computer classico. Ovviamente questo perché ho preso qua 2 qubit, se ne prendete 100 di qubit, allora incomincia ad essere numeri giganteschi, e dal punto di vista della fisica classica dovrei avere già 100 computer che lavorano in parallelo per poter fare la stessa cosa che posso fare con un solo computer quantistico che ha una sovrapposizione di 100 stati e così via. Quindi classicamente nel benessimo registro non posso avere altro che un solo numero, o lo 0 che è fatto codificato da 00, oppure l'1 codificato da 01 e così via, non posso avere altro, chiaramente. Dal punto di vista quantistico, per esempio, utilizzo gli ioni, lo ione posso dire 0, tutti e due gli ioni stanno in questo stato, 1 uno stato e così via, e posso codificare tutti quanti i 4 stati in questo modo, ma posso anche codificare una loro sovrapposizione, perché anche quella appartiene, per la fisica quantistica, è uno stato possibile di questo sistema composto da 2 soli elettroni. Questo che ho fatto qui non è che sono 4 oggetti ripetuti, è sempre lo stesso che può stare in 4 stati contemporaneamente. D'accordo? Quindi ho soltanto 2 ioni, uno è lo ione 1, questo è lo ione 2, e qui quindi lo posso ottenere in questo stato, oppure in questo stato, oppure in questo stato, oppure in quest'altro stato, però lo posso vedere anche in una sovrapposizione di tutti e 3, di tutti e 4 gli stati. Quindi questo è il grosso vantaggio che ha la fisica quantistica rispetto alla fisica classica. Allora, qui vediamo questo personaggio che è Turing, che è l'ideatore del computer classico, e dice: io posso costruire un qualsiasi computer utilizzando una rete di porte logiche. Dice: voi lo potete fare, è fisica, quindi questo è quello che è questo computer qua, insomma, è fatto di questi oggetti classici, in un certo senso, anche se funzionano per la fisica quantistica, però non è, si utilizza la fisica quantistica. Allora, i fisici teorici, qui vedete, ovviamente, esemplificati da Einstein e da Bohr, dice: certo che lo possiamo, perché qualunque elaborazione può essere fatta se si conoscono le porte logiche a 1 e a 2 qubit. Questo è un teorema che è stato dimostrato da Deutsch pochi anni fa, e effettivamente se io conosco fare le porte logiche a 1 qubit e a 2 qubit, ne posso combinare e qualunque elaborazione può essere fatta allo stesso modo come si fa con i computer classici. Quindi non c'è nessuna difficoltà, l'importante è riuscire a realizzare queste, ovviamente, dal punto di vista sperimentale. Allora, per esempio, abbiamo il gate a 2 qubit, cioè la porta logica a 2 qubit, ovvero l'XOR. L'XOR era quella della somma modulo 2, ovviamente.
Per un computer classico cosa si fa? Si dice che c'è uno è il bit di controllo e l'altro è il bersaglio. Allora vedete che se il controllo è 1, il bersaglio cambia perché può diventare 1, perché 1 più 0 fa 1. Se invece il controllo, che è lo 0, è 0, non è 1, ovviamente tutto mando rimane inalterato. Come vedete, se è 0 più 1 fa 1, 0 più 0 fa 0 e quindi il secondo non è cambiato assolutamente. Mentre quest'altro, se il bit di controllo è 1, 1 più 1 fa 0, perché metto il gioco dell'oca, 1 più 1 fa 2, ma 2 non c'è, allora ricomincia da 0 e quindi 1 più 1 fa 0. Questo nella logica del calcolo binario. Per cui ovviamente questo è quello che si chiama il not controllato, cioè cambia oggetto soltanto se ho 1 nel controllo. Se ho 0 il segno non cambia. Dal punto di vista quantistico si fa la stessa cosa. Ovviamente 1 per esempio, supponiamo il fotone verticale e 0 il fotone orizzontale, beh, la porta logica è questa: se ho 1, allora questo cambia, vedete, diventa verticale, chiaramente. Se invece ho 0, come questo qua, sono qua, 0, 0, 0, ovviamente il qubit di controllo è 0, chiaramente il qubit controllato, il bersaglio, come si è detto, non cambia e rimane se stesso. Quindi questa, la porta logica è la stessa che si fa nel caso della fisica classica. Sempre di più è questa. Una cosa molto interessante è che se io ho una sovrapposizione di, questo qui nel caso della fisica quantistica, ho una sovrapposizione di due qubit, per esempio qui rappresentate in questo modo, uno è orizzontale e l'altro verticale, e questo è il controllo e questo qui è il cosiddetto bersaglio, allora vedete che quando qui è orizzontale non cambia nulla e quindi avrò che non è cambiato nulla. Quando qui invece c'è il verticale, che sarebbe il qubit 1, questo qui deve cambiare il segno, quindi deve diventare verticale e ottengo questo. Ho scritto in numeri, questo è 0 e questo è 1, 0 più 1, radice 2, questo è per la normalizzazione, e il qubit, vedete, questo qui è il bersaglio, quello che si verifica è questo è 0, 0 e questo è 1, 1. E quindi ho generato, come vedete, uno stato entangled, però questo non è fattorizzabile, quindi ho generato uno stato entangled. E in questo modo lavoro ovviamente con tutte, questo l'esempio è fatto con due soli qubit, ma guarda, questo qui si può fare con 1100 qubit, ovviamente non è. Quindi questa è l'essenza della logica quantistica che c'è dovuta. Quando faccio un'operazione la faccio su tutti quanti, e quindi questo c'è una sola operazione, mi fa spostare tutti quanti i qubit. Da questo punto di vista c'è una parallelizzazione e quindi una possibilità di velocizzare l'operazione in maniera estremamente efficiente. Quello che si chiama, mentre nel caso della scomposizione in fattori primi il numero di risorse necessarie cresce esponenzialmente con le dimensioni delle cifre che voglio fattorizzare, nel caso invece dei computer quantistici quello che viene fuori è che invece cresce con una potenza, non cresce in maniera esponenziale, con una potenza legata al numero di cifre che ho a disposizione. E quindi quello che viene fuori è che l'algoritmo è estremamente efficiente, non vi sto a spiegare l'algoritmo perché è un po' complicato, ma comunque ci vorrebbe un po' di tempo per spiegarlo, e vedo che abbastanza alcuni di voi sta sbadigliando, quindi insomma ovviamente è anche giusto che ci fermiamo. Quindi questo un po' è quello che si utilizza con la logica quantistica, ovviamente. Ora, quello che è successo, questo è uno stato entangled che vi ho già detto, è che, vedete, l'unico esempio che è stato realizzato effettivamente è quello di utilizzare la risonanza magnetica nucleare, che serve anche per vedere quello che ci abbiamo di sbagliato all'interno del nostro corpo, o anzi, meglio, ciò che abbiamo di giusto all'interno del nostro corpo, però è stata utilizzata questa tecnica anche per fare, siccome è una tecnica nucleare che utilizza gli oggetti quantistici, allora è stata utilizzata per fattorizzare il numero 15. Lui dice, vabbè, accidenti, il numero 15. No, non è una cosa banale, perché hanno utilizzato 7 qubit all'interno di queste molecole che contengono
determinati nuclei e così via, e si è riuscito a vedere che il numero 15 è fattorizzabile con questi 7 qubit. Ovviamente questo è semplice, però il problema è che uno fa vedere che effettivamente quell'algoritmo funziona, e funziona dal punto di vista quantistico. Quindi questo è stato il primo esempio. Purtroppo con l'NMR non è facile, cioè non c'è la cosiddetta scalabilità, nel senso di più di 7, 10, 15 qubit non sarà possibile averli, e quindi questo dipende dalla chimica del sistema, per cui non è una strada percorribile, però questo ha messo in evidenza che effettivamente è possibile realizzare un computer quantistico, perché è stato realizzato in questo caso, anche se soltanto con il numero 15. Quindi a questo punto devo dire che la tecnologia quantistica permetterà di bloccare qualsiasi contraffazione, proprio perché lo stato quantico non si può clonare, teorema fondamentale. Quindi se qui ci mettiamo in questi 5 anni, anziché l'orografia classica che sta qui, ci si mette un'orografia quantistica, stai sicuro che quella non potrà mai essere contraffatta, anche se sarà difficile farlo in questo modo. Ovviamente la stessa cosa varrà con le carte di credito e così via, quindi la tecnologia quantistica sicuramente ci darà una sicurezza veramente importante, a meno che qualcuno si sveglia la mattina che si trova un altro modo per fregarci, però quello è il problema. È un'altra cosa che sarà affrontata successivamente. Quindi a questo punto tocca a voi, e questo lo dico ai giovani ovviamente che sono presenti, ovviamente la tecnologia sarà in vigore, io spero, tra una cinquantina d'anni, io purtroppo non ci sarò più, ma comunque spero che voi possiate ovviamente sviluppare questo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Paolo per questa presentazione molto vivace, che evidenzia che la meccanica quantistica non è lontana dalla realtà, come si pensa. Esattamente. Anzi, oggi si parla di tecnologie quantistiche. Bene, se qualcuno vuol fare domande, è aperta la discussione. Cioè, non abbiate paura, che esperto lo stesso Feynman ha detto che nessuno la capisce la meccanica quantistica, quindi non c'è problema, insomma. Da questo punto di vista probabilmente non saprei rispondere, visto che non la capisco neanche io. Quindi. Abbiamo congelato l'udienza. Coraggio. Tutto chiaro, eh? Mi piace. No, forse no. Molto. Sì. Prego, scusa. Le possibili applicazioni pratiche da parte del teletrasporto, quali sono delle possibili applicazioni pratiche? Beh, il teletrasporto è un esempio, diciamo, in un certo senso è una trasformazione, è un trasferimento di informazione da un punto all'altro. Quel oggetto lì potrebbe stare, che ne so, sulla Luna, e l'altro sta su un satellite che sta andando verso Marte, per Dio, una cosa del genere. Basta avere questi due fotoni entangled, e ovviamente c'è sempre bisogno però un canale classico, che i due si debbano parlare, e uno ha l'informazione trasferita in questo momento. A questo punto tanto vale dirselo. Vabbè, infatti dal punto di vista pratico il teletrasporto così com'è non è che sia un granché. Però se uno lavora con gli atomi, cose del genere, non è facile dire che si possa trasferire lo stato di un atomo da una parte all'altra, quindi sui fotoni forse non è, viene fuori abbastanza semplicemente come esperimento, ma poi dal punto di vista del teletrasporto, l'applicazione tecnologica del teletrasporto attualmente, finché non si riesce a fare quello che fanno Star Trek, chiaramente non è così grandiosa. È un trasferimento di informazione che però in un certo senso non la conosce Alice, quindi un po' Alice fa da ufficio postale che trasferisce. Chiaro, se uno a Alice gli dice guarda trasferisci questo segnale, però Alice loro lo sa, e quindi in questo senso è utile. Poi ci sono tante altre cose che vengono fuori, ma che sono un po' più complicate. Quindi questo è il teletrasporto dal punto di vista tecnologico, chiaramente mi permette di trasferire informazione senza che nessuno, se non chi vuole che la sia mandato,
la conosca questa informazione, perché se la misura è, allora lo stato del sistema cambia e quindi a Bob non gli arriverà mai un accidente, quindi questa è la cosa sicura. Quindi da questo punto di vista è utile, perché tu trasmetti un messaggio senza che nessuno possa intervenire sapendo che cos'è il messaggio, questa è un po' l'idea. Però effettivamente siamo come tecnologia un po' scarsa, ma quello è un esempio della possibilità che ha la fisica quantistica. Poi evidentemente ci possono essere, magari tu fai fisica, non so se fai già fisica, ti viene un'idea brillante, paf, evviva, tutti ti vengono dietro, insomma. Cioè, il problema è anche avere idee su queste cose, perché questa roba è stata fatta, è stata introdotta al teletrasporto, è stata venuta all'inizio degli anni 90, non è che, sai, cioè, eppure la fisica si conosceva dal 1900, siamo la teorizzazione del 1925, quindi si conosceva da tanti anni. Quindi voglio dire, poi a questo punto uno ha l'informazione e dipende da quello che ci riesce a fare. Anche il computer quantistico, tutti questi atomi, si conoscono, però c'è un po' l'idea di fare questo algoritmo che io non vi ho spiegato perché è un po' complicato, ma chi ha avuto questa idea, che è un matematico, Peter Shor, non è banale, insomma, e quindi fa vedere che effettivamente che con quell'oggetto tu riesci a fare, a rompere qualunque codice che attualmente si utilizza, e questo ovviamente non fa tanto, non rende tanto felici le banche, per esempio, che utilizzano nello scambio dei miliardi che girano, no? tutti i bit che vanno di qua e di là, ma che non li rende molto felici quando uno, se avesse in mano questa tecnologia che gli rompe il codice, perché l'informazione classica la copi, quindi non c'è problema che se io mi mandi un messaggio, io te lo carpisco e poi te lo rimando, classicamente non succede niente, d'accordo? Nessuno si accorgerebbe di questo. Per cui io posso capire il messaggio, lo decifro, poi te lo mando pure cambiato e arrivederci, insomma. Quindi questa è un po' l'idea dell'utilizzo della tecnologia quantistica. È che proprio la fisica quantistica, a un certo punto, nella distribuzione di questa chiave crittografica, ti dice, guarda, c'è qualcuno che sta origliando, quindi questo messaggio buttalo, cerca un altro messaggio. Ovviamente può succedere che tutti i canali siano occupati dai vari eavesdrop, dai vari spioni, vabbè, allora alla fine ti devi inventare qualche altra cosa e probabilmente utilizzi anche in questo caso il teletrasporto. Anche in quel teletrasporto puoi trasportare in maniera che se ti interviene ti cambia lo stato, quindi sei sicuro che è intervenuto, insomma. Quindi, poi insomma, la tecnologia, sai, è una cosa, sfruttarla appieno, prima di tutto bisogna realizzarla, quindi sai. Domande? Una curiosità. Sì? Io sono Charlie e lei è Bob. Uh-huh. E Alice in questo momento si trova sulla luna. Lei e Alice siete in tangle. Cioè sì, abbiamo un fotone in tangle, c'è. Sì. Io sono a questa distanza. Se io interferisco con lei e forzo la sua polarizzazione in orizzontale, Alice si accorge? Se io ho il fotone in tangle, sì. Perché lei sta lavorando, Alice se ne accorge, nel senso che quando va a fare la comunicazione lei si trova qualche cosa che non gli funziona. Dice, come stai, che mi stai a dire? Siccome io poi dovrò fare il messaggio, non è che si attraversa istantaneamente, no? Lei vede che qualcosa cambia, ma che ne sa chi è, visto che non ha nessuna informazione. Ma quando poi ci comunichiamo, io e Alice ci comunichiamo i risultati delle nostre misure, Alice dice, oh, ma che stai a dire? Allora a questo punto uno capisce, ah no, qui mi ha fregato. Cioè, quello che voglio capire io è, se io riesco a portare il suo stato di presente con una polarizzazione orizzontale, Alice che si trova sulla luna, se fa una misura del suo stato in qualche maniera, la vede verticale? No, il problema è che lei dovrebbe misurare per poterla verificare. Magari la vede verticale, però siccome mi ha forzato il mio, il messaggio che poi io invierò ad Alice sarà diverso da quello che dovrebbe avere se non fosse stato forzato nulla. Quindi io gli manderò un'informazione e lì ci dice, ma che stai a dire, io ho misurato diversamente, ma sei matto. Quindi in questo senso si accorge immediatamente che c'è stato qualcuno che mi ha forzato, e anche se io non me ne sono accorto, ovviamente. Insomma, questa è un po' l'essenza del fatto che non si può clonare lo stato. Questa è una cosa fondamentale, che mentre si clonano le pecore, forse anche gli umani, eccetera,
in effetti lo Stato non si crea. E quindi in un certo senso poi non si può clonare neanche un uomo, perché per clonarlo realmente bisognerebbe conoscere lo stato di ciascuna molecola, di ciascun atomo, di ciascuna particella che compone ovviamente l'organismo. E questo la fisica quantistica dice che non è possibile. Quindi per cui non ci vengono a rompere le scatole che ci proibiscono di clonare, insomma. Tanto non si può clonare. Altri interventi? Ok, Paolo, ti ringraziamo molto, è stata una bellissima serata. Con la meccanica quantistica c'è questo, che quando si finisce si hanno sempre più problemi di quando si è incominciati. Però questa è la cosa bella della meccanica quantistica. Questo è veramente, perché poi questo stimola poi alla fine, perché uno non ha capito un accidente, veramente, ma allora... E quindi, come diceva Feynman, tanto nessuno la capisce, quindi parliamo nell'infinito. Oppure, effettivamente, tra un paio di centinaia di anni, probabilmente la insegneranno alle elementari, allora per loro sarà normale come adesso noi sappiamo le tabelline pitagoriche, ovviamente. Quelle nessuno dice mai, c'è una tabellina pitagorica. Beh, andatelo a dire la tabellina pitagorica ai nostri progenitori dell'età della pietra. Quindi più o meno ci troviamo qualcosa di simile, non se non proprio all'età della pietra, ma insomma...